Benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare un primo piatto, rigatoni con crema di zucchine e gamberetti. Gli ingredienti che ci occorreranno per 4 persone sono 500 g di rigatoni, 3 zucchine, una cipolla bianca, gamberetti. Io sto utilizzando questi surgelati, ovviamente se li trovate freschi utilizzate quelli freschi. Sale quando basta, olio extravergine d'oliva quando basta. Come prima cosa ci occupiamo delle zucchine. Dopo averle lavate, togliamo la parte iniziale e la parte finale. Le dobbiamo tagliare a quadratini piccoli, a cubotti. Dopo aver tagliato le zucchine, ci occupiamo della cipolla. La dobbiamo tritare finemente. Dopo averla tritata finemente, la riponiamo all'interno di una ciotola. All'interno di una padella metto un filo di olio. Accendo la fiamma e faccio riscaldare. L'olio si è riscaldato, mettiamo i gamberetti. Li faccio cuocere giusto qualche minuto. I gamberetti non devono cuocere tanto perché sennò poi diventano duri. Aggiungo un pizzico di sale, ma giusto un po'. I gamberetti sono pronti, con una schiumarola li togliamo dalla padella e li mettiamo all'interno di un piatto. Stessa padella, rimettiamo un altro pochino di olio, aggiungiamo la cipolla e lasciamo soffriggere. Nel frattempo mettiamo una pentola con dell'acqua e la portiamo a bollore. Dopo aver rosolato la cipolla, aggiungiamo le zucchine. Mettiamo il sale. Mescoliamo e lasciamo cuocere. Non mettiamo acqua perché comunque le zucchine rilasceranno la loro parte di acqua di vegetazione. Aggiungiamo anche qualche foglia di basilico spezzettato con le mani. Diamo una bella mescolata. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere. Le zucchine sono quasi pronte. Adesso più della metà li frulliamo, mentre un pochino ce li lasciamo così a pezzetti. Li ho trasferiti all'interno del frullatore, frullo fino ad ottenere una crema. Questo è quello che dobbiamo ottenere. L'acqua bolle, saliamo e caliamo la pasta. Non appena la pasta risulta al dente, la scoliamo e la mettiamo all'interno di una padella. La pasta è al dente, la scolo all'interno di una padella abbastanza capiente. Facciamo risottare per un po' i rigatoni, aggiungendo anche un po' di acqua di cottura. Dopodiché aggiungeremo le zucchine, quelle intere. Poi aggiungo le zucchine, quelle intere, do una bella mescolata, dopodiché aggiungo le zucchine che abbiamo frullato.
aggiungo un po' di acqua di cottura. Per ultimo, non appena la pasta è pronta, mettiamo i gamberetti. Aggiungo i gamberetti. Mescolo. Giusto 30 secondi e posso impiattare. I miei rigatoni con zucchine e gamberetti sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.